Ciao ragazzi, oggi parliamo di marketing della truffa. Iniziamo subito col dire cosa sia una truffa. Una truffa è un reato ai danni del patrimonio di una persona tramite un raggiro o una falsificazione. Una truffa è quando ci sono sempre almeno due dettagli, ovvero l'esaltazione di un beneficio e un desiderio di mercato di una persona. Anche perché è vero, seguimi bene. Non esisterebbero le truffe se non ci fossero i desideri di mercato delle persone. Ecco perché batto sempre molto forte sui desideri di mercato. Tutto il marketing e di conseguenza tutto quello che sta dietro all'abitudine di acquisto, oppure quindi dietro le truffe, parte dai desideri di mercato. Le truffe pubblicitarie sono delle pubblicità ingannevoli che ti portano il beneficio di un qualcosa senza che poi questo beneficio effettivamente sia applicabile al tuo caso oppure in generale, ovvero è una cosa che non funziona o non è vera assolutamente, oppure viene comunicato un qualcosa che non è vero o che non funziona. Ho preso spunto anche da un video del collega Bressanini dove ti parla dei cerotti detox. Ecco, sul detox o detox ci sono una marea di cose da poter dire. Lui spiega molto bene, scientificamente, facendoti vedere che questi cerotti agiscono psicologicamente su un desiderio di mercato, ma effettivamente poi sono una truffa vera e propria perché non funzionano per quello che promettono, quindi non danno il beneficio che promettono, non disintossicano niente, ma ti danno una prova che è semplicemente una reazione chimica che avverrebbe comunque, avviene pure se metti il cerotto sopra la pentola a pressione. Quindi vatti a vedere il video del collega Bressanini che è molto interessante. Tra l'altro ringrazio tutta la community di divulgatori, sono sempre spunti utili anche per un creator come me che fa un tipo di divulgazione che è differente, ovvero io parlo di comportamento di acquisto, una nicchia piccolissima, però comunque il fatto che ci siano delle persone che fanno questo tipo di lavoro in maniera molto seria, in maniera scientifica, mi aiuta anche nella creazione dei miei contenuti, quindi bellissimo che ci sia questa community che sta molto crescendo su YouTube. Ora ti faccio un esempio classico e prendo il mio evergreen della bottiglia d'acqua immaginaria. Se io ti dicessi che bere questa bottiglia d'acqua è fondamentale per sopravvivere, non ti starei dicendo una cosa non vera, perché sappiamo tutti che bere è necessario per la sopravvivenza umana, l'acqua è essenziale. Se ti dicessi che bere quest'acqua fa bene all'organismo, anche qui giustamente ti starei dicendo una cosa vera: bere quest'acqua, come tutti i tipi di acqua, fa bene all'organismo, è vera, una cosa scientificamente provata e probabile. Ora attenzione, qua scatta il gradino di ingannevolezza. Bere questo tipo di acqua fa dimagrire. Giochiamo su un assioma, ovvero che è un corpo sano, quindi bere acqua è fondamentale, bere acqua fa bene all'organismo, bene acqua fa dimagrire, perché un corpo sano più probabilmente accumula meno grasso. Quindi dire bere acqua fa dimagrire sta in un assioma, sì, ma non è la verità, non è vero, perché l'acqua in di per sé non ti fa perdere peso, ok? Perdere peso è un deficit calorico, quindi devi allenarti di più o mangiare di meno. Siamo là, quindi introdurre meno calorie o spenderne di più. Sei lì, deve esserci un deficit calorico. Quindi bere acqua non fa dimagrire. Ora c'è il quarto step di ingannevolezza. Bere questa acqua fa dimagrire di 3 kg in una settimana. Anche qua, andando avanti per assiomi, qui c'è proprio la tiratura finale. Abbiamo detto che ci sono minimo due elementi in una truffa o una pubblicità ingannevole. Uno è lo stiramento di un beneficio, l'altro è un desiderio di mercato. Dimagrire, abbiamo visto, vatti a vedere il mio video marketing per le diete, è un grossissimo desiderio di mercato che fa girare una marea di soldi in integratori, pillole per dimagrire, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altra parte abbiamo tirare un beneficio, ovvero l'acqua ha dei benefici, ovvio che ce li ha, però andando avanti per assiomi andiamo a trovare il beneficio che ti fa dimagrire, quindi andiamo a trovare noi l'incastro, ce lo andiamo a inventare, e soprattutto andiamo a inventare che fa perdere 3 kg in una settimana. Bere quest'acqua fa perdere 3 kg in una settimana. Ma come fa a funzionare questo tipo di pubblicità? Come vi dico sempre, il marketing funziona perché siamo noi a costruirlo. Quando c'è un desiderio di mercato si va a costruire un'offerta. Questa è una cosa che tengo sempre a dire in tutti i miei video, lo spingo moltissimo questo concetto. Quando c'è un desiderio di mercato, dietro si va a costruire un'offerta. È impossibile fermare questo tipo di azione, si creano da sole. Perché siamo noi a volerlo, fa parte dell'essere umano.
queste offerte vengono fatte perché noi vogliamo che ci siano, e quindi noi vogliamo trovare un modo per dimagrire in fretta, vogliamo trovare un modo per perdere 3 kg in una settimana, e quindi automaticamente ci andiamo a costruire delle offerte ingannevole dietro. Ma lo fanno sempre le persone, è sempre un comportamento umano, quindi tutto quello che viene costruito fa parte del comportamento umano. Queste offerte, pubblicità ingannevoli, esistono perché lo vogliamo noi tramite i nostri desideri di mercato. Noi abbiamo il desiderio di mercato di dimagrire velocemente e senza sforzo, tac che escono fuori questo tipo di offerte. Quindi quando vedi un qualcosa in una pubblicità con un beneficio molto stirato, come in questo caso, poni attenzione sempre sul desiderio di mercato e vedrai che facendo 1+1 comincerai a capire come funzionano queste dinamiche e magari a stare un po' più attento sui tuoi acquisti. Io stesso non mi vergogno a dire che ho iniziato la mia carriera vendendo gli occhiali a raggi X, che erano degli occhiali venduti a 1000 lire sui giornali che ti permettevano di vedere attraverso i vestiti. Ero ingenuo, avevo 16 anni, cominciavo a scrivere piccoli annunci cartacei. Solo dopo ho capito come funzionava il meccanismo, perché le persone avevano il desiderio di mercato di vedere le altre persone nude e quindi li compravano, anche se poi era una truffa. Poi le persone si vergognavano di dire che non funzionava, e comunque i reclami negli anni 90, diciamo che non era così facile farli. Detto questo, però, tornando al nostro mitico argomento di oggi, posso parlarvi del perché oggi mi è venuto in mente di fare questo tipo di video. Ho fatto un sondaggio sui miei canali e dove chiedevo di darmi una mano per la prossima serie che dovrò fare, quindi questa serie monetizza sarà la prima, ne vorrei fare una seconda oppure crearne una nuova. E come al solito chiedo sempre molto alla mia piccola community di interagire e di dirmi le loro impressioni, di darmi una mano per migliorare i contenuti. Lo faccio da sempre, lo consiglio sempre a tutti, fallo anche tu se puoi. Fai intervenire sempre le persone che ti seguono, i tuoi clienti, chiedigli, coinvolgili, vedrai che scoprirai sempre cose nuove. Certo, non ti devi basare soprattutto su quello che ti dicono gli altri, anche perché in questo caso l'imprenditore delle serie, l'imprenditore dei contenuti sei tu, quindi a un certo punto la decisione sarà tua, però avere il feedback della gente è necessario. In questo cumulo, in questo paniere di domande che ho fatto e di risposte che ho ricevuto, ho trovato la risposta di un bellissimo hater, che poi non credo che definirlo hater sia la cosa giusta. In realtà era una dissonanza cognitiva con quello che io dico, divulgo, con quello che lui vuole sentirsi dire. Difatti, questa persona mi diceva: Marco, secondo me i tuoi video sono una perdita di tempo perché non trovo niente a cui posso appendermi per poter lavorare meglio. Mi spiego. Mentre spiegava queste cose all'inizio ci sono un po' rimasto e ho detto: cavoli, forse devo approfondire meglio i miei contenuti. Eppure mi ci sbatto molto. Come vedete, questo è un video un po' più a ruota libera, però di solito nei miei video ci sono sempre molti dettagli, molti riferimenti, eccetera eccetera, cioè cerco di fare un lavoro di divulgazione fatto in maniera seria, quindi riporto nella didascalia quelli che sono i link a quello che reputo che sia giusto divulgare sul marketing comportamentale di acquisto. Però a un certo punto, mentre leggevo questo feedback, lui mi dice: sì, perché io seguo personaggio XYZ. Allora ho cominciato a capire, queste persone seguono magari dei altri personaggi, non marketer, perché i marketer sono un'altra cosa, però persone che vendono corsi di marketing per fare soldi online, che automaticamente fanno un tipo di mestiere diverso dal mio, cioè loro non sono marketer, ma sono personaggi che vendono sul desiderio di mercato di fare soldi online. E queste persone, che molte di queste seguono anche me, perché giustamente io mi pongo sulla stessa nicchia, ovvero come guadagnare soldi ma in maniera seria, quindi con il marketing, e ci andiamo a scontrare sul fatto che io però non do loro quello che cercano. Dimagrire in 3 settimane bevendo quest'acqua con me non lo riceverai mai. Con me subito la cosa che ti dirò è che sì, l'acqua fa bene, ma attenzione, perché non ti fa dimagrire. Io faccio divulgazione di marketing perché sono un marketer professionista. Sono il marketer più scorretto della rete, non perché io sia un truffatore, ma perché vado contro quelle persone, perché io voglio fare un tipo di divulgazione comunicativa esatta, giusta, che aiuti veramente le persone, che tolga un po' di prosciutto dagli occhi. Ragazzi, non esistono 3 giorni per dimagrire, ma esiste soltanto
capire il marketing comportamentale e attaccarci sopra delle offerte. Punto fine, il marketer professionista fa quello. È un lavoro che si impara in maniera artigianale, come costruire una sedia. Non sto neanche qua a dirti che devi essere iperlaureato per essere un marketer. Guarda, non mi sento neanche di dire questo, però ti posso dire che devi aver studiato molto, ma non dai guru americani che bla 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 bla. Sì, anch'io ho studiato in America, ma guarda, è una di quelle cose che non voglio comunicare, perché sono andato anch'io attratto, anzi ho proprio lavorato per un'azienda americana, ero direttore marketing Italia, e in America c'è molto questo tipo di formazione su questi personaggi che non sono marketer, ma vendono corsi per fare soldi online e si arricchiscono su quel desiderio di mercato. Queste persone non hanno aziende, quindi non riescono a porre quello che dicono su aziende reali, ma riescono soltanto, come se fosse una ruota di un criceto, a fare soldi dicendo alle persone come hanno fatto soldi loro, vendendo a loro come fare soldi online. Cioè è una cosa che si gira così. Penso che comunque hai capito di cosa sto parlando. Benissimo, quindi il marketing è tutto un altro tipo di cosa ed è per questo che ho voluto fare questo video. C'è un sacco di fake marketing in giro, un sacco di pubblicità ingannevole. Tutti quei personaggi che vedi online li devi prendere con le pinze, perché loro non hanno aziende, non sono marketer che lavorano in un'azienda per prendere un desiderio di mercato e ci posizionano sopra un'offerta. Non lo fanno perché non ne sono in grado. Loro lavorano su un segmento specifico. E se non ti sei mai accorto di questa cosa, perché probabilmente sei tu a ricercare quel desiderio di mercato. Infatti è una dissonanza cognitiva. Io non posso spiegarti e convincerti che queste persone non ti stanno dando la pietra magica, non ti stanno dando un consiglio utile, ma semplicemente loro stanno facendo il loro lavoro di lavorare sul desiderio di mercato, di fare soldi online, di arricchirsi velocemente. E tu probabilmente, essendo che sei sensibile a questo tipo di argomento, non vuoi sentire quello che dico io, che ti dico: attenzione, la scienza dice che non è vero, non è possibile che con 7 click in soli 4 giorni tu possa fare 80 milioni di euro. No, tu vuoi sentirti che questo sì è possibile, ma che dovrai fare fatica per farlo. Ed effettivamente funziona come l'acqua che ti fa dimagrire in 3 giorni. Ragazzi, è così. Tu quando sei sensibile a qualcosa tendi a voler vedere solo quella cosa lì. Ci sono un sacco di teorie che la spiegano meglio, magari ci facciamo dei video approfonditi su questo tipo di argomento. Anzi, se ti piace, lasciami pure un commento qua sotto. Oggi abbiamo visto del perché ci siano un tipo di pubblicità che possono essere definite ingannevoli. Perché c'è un desiderio di mercato, quindi le persone vogliono sentirsi dire quella cosa e automaticamente, quando qualcuno se ne accorge, ci piazza sopra una bella offerta. Quindi se sei sensibile a qualcosa nello specifico, fatti 2 domande prima. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, è tutto. Mi raccomando, monetizza consapevolmente.